L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Professore, buonasera. Eccolo. Come sta? Bene, bene. Ecco, dove la disturbiamo oggi? A Roma. A Roma. Professore, ci ha incuriosito una sua rubrica su uno dei periodici della Corriere della Sera, quella che riguarda gli affreschi che sarebbero nascosti, che lei ha scoperto a Palazzo Granieri a Torino. Ce ne vuole parlare? Ah no, no, quelli sono... quelli erano dei dipinti, sì? Con quattro filosofi che io ho attribuito a Agostino Scilla, che è un pittore poco conosciuto e che però erano stati già riconosciuti da una studiosa, e allora ho, partendo da quella ipotesi attributiva già peraltro portata a compimento, ho detto, ho preso al volo la battuta di una persona che era venuta alla presentazione del mio libro Il Tesoro d'Italia, mi parlava di un affresco particolarmente pregevole di Jaquerio, sì? Che è un raro pittore piemontese del 400, e allora sono andato inseguendo su un percorso abbastanza faticoso con la neve questa pista, e ho trovato gli affreschi in questa cappella di San Giulio nel paese di Lamie. Sì? Ed erano affreschi effettivamente molto importanti, una piccola cappella chiusa, remota, e quindi ho detto, a compensazione di questo gruppo di dipinti interessanti ma già studiati, siccome faccio ogni settimana, questa settimana ce n'è un'altra oggi, il venerdì, all'inserto del Corriere della Sera, propongo un'opera sconosciuta di un autore poco noto e per di più mai vista prima, pubblicata prima, sì? Così la farò anche qui in avanti, ho trovato già altre cose che meritano di essere segnalate. Ora ho detto, ero partito da questa idea, poi in realtà quando ho visto che era stata in qualche modo bruciata dalla capacità di valutazione di un'altra studiosa, ho indicato questi begli affreschi in questo paese che sta in una valle sopra Torino. Sì? E sono affreschi gotici, belli, interessanti. Professore, parliamo invece di Firenze, ci spostiamo da Torino a Firenze. Questo perché gli scavi dell'ex convento di Sant'Orsola a Firenze sono stati in qualche modo aperti al pubblico a partire da gennaio. Perché sono così importanti questi scavi? Perché c'è chi dice che probabilmente fu sepolta qui la protagonista del ritratto della Monna Lisa, la Gioconda. Che ci sa dire lei? Questi scavi, da quando sono stati aperti... Tutto. Prego. Ma perché deve stare qua questa signora? Portatela di là, non c'è bisogno che lei stia qua davanti a me, no? Mentre io... Cioè, è vero che quindi è possibile... Aspetta un attimo, no, prego. Ma qual è la fotografia? Vediamo la foto. Non ce l'ha? Ah, va bene. No, so tutto di questa cosa ed è una delle più ridicole bufale di tutti i tempi sulla provincia. Sì, sono le imprese di questo mio vecchio amico che si chiama Vincetti, di Scandiano, patria di Matteo Maria Boiardo, grande poeta di cui lui ha cominciato a esumare le spoglie, poi ha continuato esumando quelle di Petrarca, poi è andato avanti cercando le ossa di cane di Caravaggio e ha fatto questo e quello. Quindi siamo venuti, non si vedono le fotografie? Vabbè. Sì? Vabbè, qua è impossibile trovarle. E quindi, preso la questione di delirio necrofilo, ha convinto diverse amministrazioni, poi a un certo punto ha trovato in mezzo a delle ossa di cani, delle ossa che ha stabilito che erano di Caravaggio, le hanno caricate sulla feluca di Previti per portarle a Palo, sì? Per portarle a Porto Ercole, insomma una cosa, insomma, è un fenomeno, pensare che la provincia che era poi quella presieduta da Renzi, butta i danari per trovare delle ossa, è una cosa... E a quanto pare fanno appello ancora a Renzi per ristrutturare questo convento, dicono. Beh, c'è chi spera che possa salvare dall'incuria del convento, ma ecco, la questione quindi della Monna Lisa in realtà è tutta una falsità. Ma chi se ne frega, dicono, ma chi se ne potrebbe, non so, se lei ci ha un ritratto di D'Annunzio, cioè, se anche fosse D'Annunzio, vero. Dice, che ce lo guardiamo anche le ossa, che rapporto c'è? L'arte ha significato perché trasfigura
che trasforma la realtà in un'altra cosa, che è il mondo dell'arte. Non è che se noi vogliamo leggere la poesia Silvia di Leopardi dobbiamo vedere le ossa di Silvia, ma che roba è? Ma è vero che la bravissima erede di Giacomo Leopardi, Anna Maria, che è morta, che era molto mia amica, impedì al Vincetti di andare a esumare anche le ossa di Leopardi, che sarebbe stata un'altra delle sue trovate. C'è una cosa inqualificabile, un gusto del necrofilo, come lei diceva poco fa. No, un personaggio incredibile, inaudito, insomma. Già lo ha trattato come meritava Montanari. Sì? Io ho scritto qualcosa anch'io, ma poi lo conosco da tanti anni. Poi voglio dire, che lui sia rincitrullito può anche essere, io non so, sono anni che non lo vedo, ma indipendentemente da lui o da chiunque altro, la ricerca delle ossa di qualcuno cosa c'entra? Certo, cioè, non aggiunge né toglie nulla al quadro. Va bene, per il film dell'errore, non so, oppure per qualche necrofilo, invece di vedere il ritratto di Leonardo della Gioconda vedo le ossa di questa qui, ma chi se ne frega delle ossa di questa, insomma. Professore, una cagata pazzesca. Ecco, senta, passando dalla... Ho osservato anch'io, ho letto l'articolo, che il Corriere, volevo chiamare poi il direttore per dirgli cosa gli... Ma insomma, anche perché è chiaro, quando uno arriva lì gli racconta questa cosa, uno, un giornalista, magari rimane si un po' più attenzione, è certo. Perché è certo. Pensa che... Non c'è niente, c'è una specie di patologia del personaggio che insegue le ossa di tutti, e poi su quelle, non potendo fare lo stesso su opere d'arte vere, e criticando e scoprendo significati o opere sconosciute, come io cerco di fare, insegue le ossa che tanto sono lì ferme, aspettano solo di essere sotterrate, e in esse trova qualcosa che va bene appunto per un film dell'orrore. Ma oltre questo non saprei dire che cosa serva di sotterrare le ossa di qualcuno. Cioè, io so che lì è sepolto Manzoni, e io se le leggo i Professori Sposi, tiro fuori le ossa, ma sarò un coglione, cosa vuol dire? Cioè, non capisco. Magari a favorire, come è accaduto poi a questo convento di Sant'Orsola, le visite di curiosi, studenti, insomma, poi ecco. Un turismo forzato da o viziato, o forse anche una curiosità, certamente, però certo, essendo ormai la decima volta che lo fa, e lo fa con un metodo così pervicacemente insensato, uno si chiede quale sia il senso, cioè fa la domanda, ma invece di rispondere come risposta le dico sì, certo. Sono state scoperte le ossa della Gioconda. E quindi che faccio? Mi faccio una scelta? Cioè, cosa ci faccio? Insomma, non aggiunge nulla, chiaramente, al prestigio del quadro. Non so, non riesco, anche se dovessi proprio essere ben intenzionato verso questa iniziativa del cazzo, tecnicamente parlando, che cosa ne viene fuori? Cioè, insomma, un modo curioso. Le ossa di Dante. Esatto. Mi importa un cazzo delle ossa di Dante, lo so. Le ossa di Caravaggio, saranno le opere di Caravaggio che mi importano, no? Altrimenti perché le ha fatte? Certo. Professore, senta, parlando invece di promozione della vera... parlando di promozione seria di opere d'arte... Le uniche ossa sono quelle del teletto. Le uniche ossa? No, ci sono delle ossa di alcuni esseri viventi, potrebbero essere spogliati come San Bartolomeo per evidenziare le loro ossa. Comunque, ecco, mi dica. A quale fine? Insomma, professore, invece, parlando delle opere vere e da promuovere, lei curerà la Biennale della Fotografia a Torino l'anno prossimo? No, è una notizia falsa. Io curo la Biennale della Creatività di Verona, sì, che inaugura il 12, e quella è sicura, non so come sia, ma è probabilmente una, come dire, un Salon de Refusé, è un'altra di queste grandi ammucchiate in cui cerco di far vedere come l'arte contemporanea sia tante cose e spesso anche non di grandissimo valore, ma che determinano una vitalità, un movimento, una necessità, per cui chiunque si sente creativo, produce. Questo è lo spirito di questo evento. La Biennale di Venezia, e questa volta diventa Biennale della Creatività. E che si terrà, ci ricorda? Che si terrà, ci ricorda la Biennale della Creatività? Questo è il 12 a Roma, 12 di adesso, fra qualche giorno. Fra pochi giorni. Invece sulla fotografia? Invece la fotografia non è un'idea di uno dei miei collaboratori di farlo con la fotografia. Ho preso l'accordo con 60 presidenti di provincia, che infatti stanno adesso esaurendosi, quindi le province non ci saranno più, ma l'accordo era stato preso in punto di morte. Sì. E con l'assessore alla cultura della regione Piemonte, che è un giovane che si chiama Coppola, il quale ha indicato una sede che peraltro non è ancora pronta, per cui invece di inaugurare da mille polemiche peraltro inutili in tempi brevi, la inaugureremo
credo entro un anno, cioè non si arriverà prima del prossimo febbraio. Anche perché dovrebbe realizzarsi in concomitanza con l'Expo, che potrebbe dare ulteriore rilancio anche a questa iniziativa. Quello può essere positivo, che la fotografia si mostri con l'Expo può andare bene, ma sì? L'officina Grandi Riparazioni, che pare uno spazio bellissimo, che peraltro non ho visitato, perché deve ospitare questa diciamo grande esposizione di fotografia, non sono ancora restaurate, quindi occorre aspettare le scuole. Certo, quindi insomma, è tutto ancora da costruire. Professore, ma proprio nel campo della fotografia, ci sono dei nomi di rilievo oggi in Italia? Sono? Dei nomi di rilievo oggi in Italia? Nell'arte della fotografia il rilievo è difficile da stabilire sulla base di criteri tradizionali, perché l'assetto è troppo ampio. Tutti fotografano, quindi è difficile dire poi se una bella fotografia corrisponde a un bravo fotografo, o il bravo fotografo può fare fotografie che sono distinte da quelle del cattivo fotografo. Sono una serie di cose che rendono difficile. In questo caso abbiamo cambiato tutto, rimandando al 2015, no? Torino 2015, la fotografia, sì? Che riproduce il titolo di una cosa che feci tra i primi nel 79, siediti qua, che era Venezia 79 la fotografia. La feci con il fratello di Robert Capa, sì, il fotografo famoso, certo, che ha fatto il Carlo Moretti, il fratello si chiamava Corder Capa, era ormai morto, questo povero fratello, e comunque all'epoca era vivo, e facemmo questa grande esposizione di fotografia in tutta Venezia, che era come una biennale della fotografia. Tutto questo fece epoca, fece discutere molto, sì. Allora questa volta, dopo le polemiche nate perché senza che io avessi fatto nessuna riunione, avessi indicato nulla, avevano cominciato a dire cos'è questa biennale, allora abbiamo fatto una riunione col decano degli storici della fotografia, che si chiama Zannier, sì, con il grande editore, diciamo Alinari, che ha fatto le più grandi imprese fotografiche, e abbiamo fatto la prima riunione il 24 di gennaio, stabilendo alcuni principi che ripartiscono i fotografi in quattro settori, che sono i pittorialisti, i fotografi di, diciamo, di reportage, quelli che usano il video, insomma una serie di ripartizioni che sono servite a dare l'impianto, e abbiamo deciso di chiamarla, sì? Torino 79 la fotografia, e di farla naturalmente adesso valutando anche tutti quelli che nessuno conosce, anche in un settore che è la fotorea, come l'abbiamo chiamata, cioè le fotografie fatte con i telefonini, sì? Sono tanto diffuse, parla in occasione dell'Expo di Milano. Insomma, quindi staremo a vedere quindi se si troverà il luogo, anzitutto, appunto, e come sarà. Si troverà, non è detto che sia quello indicato, esatto. È ancora più biennale, ma può darsi che sia un evento unico, e quando si ripete o si possa ripetere in altre città, chiamarsi, che so, Bologna 2018 la fotografia, certo. Oppure Pescara 2020 la fotografia, e così via. Professore, un ultimo commento: la fotografia di Berlusconi senza filtri, un Berlusconi anziano. L'ho commentato in televisione venerdì scorso. che ci dice? Quando uno rinuncia alla maschera, sì, può essere, l'ho paragonato a un dipinto di Rembrandt, e quando uno rinuncia alla maschera sembra voler mostrare la verità. Sembra. Che poi lo voglia fare o meno, insomma, probabilmente ha pensato che era inutile tenere in piedi questo teatrino per un tempo troppo lungo, e che era più giusto rinunciarvi, insomma, mostrarsi far senza veli, la sua faccia, sì. Saremo a vedere se è efficace rispetto ai sondaggi sul consenso verso Forza Italia, ma questo è un altro discorso. Professore, ne parleremo la prossima settimana. Arrivederci.